E bella a tutti ragazzi, sono Cilibra che sono qui oggi, tornato a portarvi un video in cui vi mostro quelle che sono state le 10, barra 11 forse se non erro, mie cecchinate migliori di questi ultimi tempi. Premetto che queste 11 qua sono di forse un mesetto fa, poi ne ho fatte delle altre ma ve le porterò nei prossimi episodi se raggiungiamo facciamo i 55 likes, cerchiamo di arrivarci. Prima di partire vi voglio chiedere una cosa, vorrei che nei commenti mi diceste secondo voi qual è il miglior player italiano e il miglior player straniero. Vi dico la mia, per me il mio player italiano preferito è Power, ovviamente, Giorgio Calandrelli. Player straniero invece direi Nick E30. Comunque vi lascerò il link in descrizione di entrambi perché sono dei cavalloni quindi meritano che voi li seguiate. Allora raga, direi che possiamo partire. Allora, non sono assurde perché sono comunque clippozze vecchie, quindi non sono nulla di eccezionale, però sono abbastanza cecchinate carine, quindi potrebbero piacervi. Fatemelo sapere qua sotto con un commentozzo. Prima. La prima, ragazzuoli, è una bella sniperata, bella bella lontana, dove non si vedeva nemmeno il nemico. Ha fatto un'ottima, ultima, bella bella kill. Mi è piaciuta veramente tanto. Fatemi sapere anche poi sotto qua nei commenti qual è la vostra preferita. Queste qua invece sono due clip che ho fatto nella stessa partita, due belle cecchinate. Casualità vuole che entrambe hanno lo stesso, raga, stesso metro di distanza. Entrambe 177. Qua la reaction. Questa qua in realtà non è assurdissima, però è una clip strana perché non so perché sono andato col cecchino, in realtà era vicino. Forse dovevo sparare con la R, però ho sparato col cecchino, l'ho preso e l'ho ucciso, poverozzo. Questo qua invece è molto carino perché lui era appena uscito dalla safe. Io manco il tempo di respirare, boom, headshot, 225 di danni. Questa qua invece è una kill di cecchino che ho fatto insieme a un mio amico e che poi ci ha permesso di vincere la partita perché ce n'erano due noi contro uno, abbiamo cecchinato questo qua e poi abbiamo vinto la partita, molto tranquilli. Questo qua invece è la cecchinata che ho fatto in 50 verso 50 per farvi capire che comunque l'ho fatto un po' di tempo fa. Ho fatto 237 metri di distanza, mi pare. Adesso guardo, ma mi pare di sì. 237, che è comunque buono. Fatemi sapere anche voi qual è il vostro record. Perché secondo me è buono. Questo qua è un headshot che ho fatto molto carino. Bam! Mi piacciono un botto gli headshot sia di Desert Eagle sia di Revolver. Qua è bella questa cecchinata qua perché ero sotto di lui, quindi ci sta. È più bello perché lui aveva l'high ground e io l'ho cecchinato lo stesso da sotto. Che è molto carina. Qua eravamo in situazione di 3 contro 3 contro 1. Uno era a destra là e poi ne avevano tre, questi tre qua che erano in vantaggio rispetto a noi perché avevano la copertura del fienile. Però io ho il cecchino, che è un'arma da non sottovalutare. Infatti, guardate cosa combino qua. In questi casi quello che faccio io è ne atterro uno e poi si pusha, perché se si pusha 3 contro 3 è difficile vincere il fight. Invece se ne atterro uno poi easy. Guardate qua. Boom! Headshot. Easy. Bam. 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 Con il lanciagranate poi ovviamente vinciamo il fight. E vinciamo anche la partita dopo. Quindi no problem. Infatti guardate qua come finisce il fight. Perché se la matematica non mi inganna, fightare 3 contro 2 è meglio che fightare 3 contro 3. Quindi io quel consiglio che vi do è sempre questo. Qua come vedete vinciamo il fight easy, easy proprio. E poi invece questa qua è l'ultima. Allora qua eravamo in oro massiccio per farvi capire anche quanto tempo fa era. Ero con un mio amico, subito uccidiamo questo qua. Questo qua che non era nemmeno scarso. Però lo pushiamo in due e lo frantumiamo, regà. Lo frantumiamo. E poi, perché io non avevo il cecchino, lo raccolgo da questo qua. Intanto c'era quello mega là che ci sparava, tranquillo. Ma non aveva mica capito. Non aveva mica capito. Qua intanto cercavo i razzi, però non li trovavo. Poi prendo il cecchino e faccio il gilbone, faccio. Regà, faccio il gilbone. Guardate qua cosa combino. Fiero con la minigun. Oh, fierissimo. Bam. Headshot. Così, pulito. Nulla, raga. Questa qua era l'ultima. Quindi ci becchiamo al prossimo video. Vi ringrazio perché vi siete iscritti in 300 e passa. Grazie all'ultimo video. Quindi
ragazzuoli, supportate anche questo video e ci becchiamo poi con le sfide, o forse anche con un video domani dove vi porto una partita so con un mio amico. Noi, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.